Azione. Ma c'è il fischio, il Verona è in Serie B, Verona in Serie B. Dopo la vittoria 2-0 all'andata al Bentegodi ha di fatto perso 1-0 e ha conquistato la promozione, la gioia ma anche la tensione sul campo della Reghi. Sì, la promozione per il Verona, nella partita ha fatto un secondo tempo molto attento, non si è fatto condizionare dall'ambiente, un Verona quasi più offensivo che nel primo tempo. Si pensava che il gol su rigore di Carus potesse sbloccare la gara, mentre invece è stato un Verona molto più offensivo, ha cercato di tenere, come si dice spesse volte, la miglior difesa e l'attacco. Così è stato, meritata almeno per quanto si è visto in questa partita la promozione. Devo dire giustamente, come hai detto tu, due squadre che avrebbero meritato tutte e due la promozione, però mi sembra che il Verona tutto sommato abbia meritato la promozione in Serie B e una Salernitana che certamente ci riproverà il prossimo anno. Naturalmente tutta la soddisfazione della squadra scaligera con Maddorlini in testa. È chiaro che è una vittoria importante per il Verona, che ritrova la serie cadetta, la serie che si addice di più alla grande tradizione della squadra di Verona. Cosciente la delusione allo stadio Arechi, che si era riempito come non mai, altro record assoluto per questa categoria. E qui tutta la gioia dei giocatori del Verona vicino la propria tifoseria, che è esplosa al fischio finale di Di Paolo. 1-0 la sconfitta per la rete di Carrus alla fine del primo tempo, ma è bastato questo risultato. Pensate che l'ultima promozione dalla Lega Pro c'era stata addirittura nel 42-43, fu una promozione diretta dalla vecchia C alla Serie B. Adesso vogliono andare tutti lì dove c'è anche il sindaco di Verona Tosi a festeggiare con i propri tifosi. Io naturalmente aspetto sempre Carlo.